I nostri giovani sono portatori di valori importanti. In qualsiasi momento difficile della nostra società, proprio la mobilitazione giovanile ha dato quella forza di risposta e di cambiamento. Quindi questo è un segnale importante che credo che vada colto e che interpreti un po' lo spirito dei tanti che oggi chiedono un momento di riflessione e avviare un percorso che ritorni a quella pace in Europa che tutti quanti noi aspiriamo, a cui tutti quanti noi aspiriamo. C'è stata una grande partecipazione a una manifestazione che non ha nessuna ambiguità, il sostegno al popolo ucraino e alla causa ucraina è un sostegno chiaro e netto da parte della città. Noi siamo stati vicinissimi alla comunità ucraina e lo siamo in tutti i momenti di difficoltà. C'è però un momento in cui bisogna lavorare sulla pace e spingere verso una via negoziale. Credo che questo sia un po' il messaggio che viene da questa piazza, che chiede ai grandi di intervenire per poter avviare questo percorso. Una piazza di pace, la prima in Italia, perché non si può restare fermi, contare i morti e non fare nulla. A Piazza del Plebiscito stamattina la grande manifestazione per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e l'avvio di una seria trattativa di pace internazionale. Come recita il messaggio di ieri firmato dalla senatrice a vita Liliana Segre, sulla guerra in Ucraina c'è un aggressore e un aggredito. Non si può non essere senza ambiguità dalla parte dell'Ucraina e delle sue istituzioni, delle donne e degli uomini, bambine e bambini, vittime di una sanguinosa aggressione. La scelta di sostenere l'Ucraina è stata una scelta importante, perché altrimenti la voce delle armi e l'invasione russa avrebbe assolutamente coperto quello che è il diritto di un popolo che vuole essere libero e vuole difendere i propri confini. Noi abbiamo la necessità di rimettere al centro da un lato il diritto dei popoli, però dall'altro di trovare tutte le vie del dialogo che consentano di superare questa fase, che è una fase che è fatta di grandi difficoltà, di grandi lutti e della necessità di ripristinare quelli che sono i percorsi di dialogo tra le nazioni che sono coinvolte in questo conflitto.